Stato in ascolto prima che non sono presenti gli azzurri, azzurri che si alleneranno a Pragelato da mercoledì prossimo. Qualche problema fisico per Jochen Strobl e invece Presadolo e Munari si stanno allenando. Giuseppe Michielli, a cui mandiamo ancora una volta un augurio di che tutto vada bene nell'intervento dei prossimi giorni a febbraio al legamento del ginocchio. Una guarigione pronta compatibilmente con i tempi necessari per un'operazione ai legamenti del ginocchio. Un ritorno ai vertici. Manninen e Mohan hanno preso la vetta di questo gruppetto, stanno passando in questo momento l'austriaco Kreiner con il pettorale numero 7 e continua l'inseguimento a caccia dei migliori. Con il pettorale 22 abbiamo l'elvetico Ronnie Herr. Non pervenuto tra i migliori il campione olimpico Ettich, che ha pescato il jolly rispetto ai risultati fatti in carriera nella scorsa stagione. Ettich lontano, 26esimo a 1 minuto e 13 al passaggio dei 2 km e mezzo, anche in classifica lontano da dove lo si vorrebbe. In classifica è attorno alla 30esima posizione, il miglior risultato in questa stagione, il 17esimo posto, per tre volte 17esimo. Björn Kirchheisen passa intanto ai 4 km. Vantaggio ai due mezzo era di 22 secondi sui diretti inseguitori. Ora guida il gruppo Peter Tande, seguito da Koivu Ranta e Rian. Norvegia, Finlandia, Norvegia. Con il pettorale numero 9 attacca Christoph Bieler. Incredibile. Attenzione, perché su questo gruppetto è rinvenuto il pettorale giallo Annu Manninen e Magnus Mohan, i due che tra breve lasceranno questa compagnia per andare a cercare di agguantare Björn Kirchheisen. Vantaggio comunque ancora importante per Kirchheisen, mantiene più o meno lo stesso margine sul finlandese e sul norvegese. 40 secondi, ne ha persi solo 4, tra l'altro i due devono sorpassare più di un atleta, quindi ciò spezzerà in qualche modo il loro ritmo. A questo punto la vittoria di Kirchheisen, stando a quanto visto sin qui siamo oltre metà gara, non sembra essere in discussione. Per il podio dovrebbe essere battaglia Manninen Mohan, bisognerà vedere chi tra gli atleti che seguono riuscirà a mantenere il ritmo. Sembra un po' affaticato la Misha Pui, rimasto un po' dietro nel gruppetto degli inseguitori. Qui ancora nei pressi dello stadio Björn Kirchheisen per il secondo giro, è prossimo all'intermedio dei 5 km, spinge con grande vigore, sa che questa è un'occasione da non perdere. Sta davvero spingendo e dando il massimo Björn Kirchheisen, 13 minuti di gara e leader indiscusso di questa sprint 7 km e mezzo. ...13-16-1 il tempo al passaggio all'intermedio. Continua a guardare sull'altro lato della pista, ha guardato molto nella curva che introduceva il rettilineo finale, ha visto sicuramente chi guidava il gruppetto. Eccolo qui il cigno di Rovaniemi, imponente massa fisica, atipico tra gli atleti del salto della combinata per la sua stazza imponente, ma i risultati dicono che questo è fisico adatto per la combinata. Anzi, Koivu Ranta prova a tenere il ritmo di Annu Manninen. Un po' di gioco di squadra, Magnus Mohan si infila tra i due, perdono subito contatto gli altri, la Misha Pui compreso. Mario Stecher, il quinto di questo gruppetto. Forcing di Manninen in salita,
un gruppetto piuttosto folto, dal secondo all'undicesimo, tutti assieme, da Manninen a Edelman, poi più staccati Menz e Gruber. Rimane del gruppetto anche Christoph Bieler, chissà che non paghi qualcosina alla fine. Bieler sale con gran ritmo Björn Kircheisen, che sa di non dover sprecare questa occasione, sta dando tutto il tedesco dopo una grande prestazione nel salto. Cerca di amministrare al meglio il vantaggio nello sci di fondo. 15 minuti di gara passati, non manco ormai molto al termine. In attesa dell'intermedio di 6,5, attenzione perché hanno Manninen in salita, forza, e ancora una volta stacca Magnus Moan, così come nella gara di ieri a metà gara. Manninen ha impresso la sua accelerazione, ha stancato Magnus Moan, e nonostante gli incitamenti del suo tecnico Elden, Bardi Jorgen Elden, Magnus Moan perde contatto dal ciglio di Rovaniemi, è di un altro pianeta sugli sci stretti, ma Björn Kircheisen mantiene un ritmo indiavolato, lo stimolo indubbiamente è altissimo. Koivuranta, Tande, Stecher, Bieler, Kreiner, Rian, Lamisha Puy e Edelman sono poco dietro a Magnus Moan, probabilmente si frazionerà ancora un po' il gruppetto. Sono passati intanto all'intermedio di 5 km, ora anche Ronnie Ackermann, staccato di 50 secondi. Felix Gottwald a 1 minuto e 10. Niente da fare oggi per Gottwald, è quindicesimo attualmente. Janne Rinnanen è sceso al 16° posto, da Ito Takashi al 17°. Sebastian Hasenei fatica anche lui, 1,25 il distacco dalla vetta. Aveva 1 minuto e 15 in partenza, probabilmente sta un po' correndo col freno a mano tirato Hasenei. Il pettorale numero 7, sempre Kreinen guida il gruppetto, qui con il pettorale numero 17 proprio Ronnie Ackermann, accanto a lui Michael Gruber, che cerca di tenere il passo del tedesco. Gruber partito e al decimo, ha ceduto invece Mattias Menz con il pettorale numero 11. Stava sopravvenendo Ronnie Ehr col 22. Ultima fatica nella parte ascensionale per Björn Kircheisen, che sta pagando decisamente la fatica, sembra piuttosto stanco il tedesco, la sua azione tecnica non è più così brillante come all'inizio, continua a girarsi indietro. Sulle ultime asperità però il passaggio intermedio dei 6,5 km, 17 minuti e 42 secondi, questo è il passaggio di Kircheisen, continua a tirare, gli dicono i suoi tecnici, altro passo per Hannu Manninen, distacco che si è consistentemente ridotto. Per Hannu Manninen aveva 40 secondi di svantaggio all'intermedio dei 5 km, ora dopo 1,5 km è praticamente dimezzato, quasi 23 secondi e 3 il vantaggio che Kircheisen deve cercare di portare a casa per vincere questa gara, e potrebbe farcela sicuramente il tedesco. Magnus Moan ha ceduto 10 secondi, rimane Stecher con lui, Koivuranta non è riuscito invece a mantenere il ritmo degli altri, potrebbe venire ripreso dalla Misha Puy poco dietro, battaglia tra i due talenti del futuro. Qui si succedono poi gli altri passaggi, Espen Rian davanti a Tino Edelman, Ronnie Ackermann continua nella sua rimonta, è risalito fino al 12° posto, partito 17°, non è ancora giunto all'intermedio Sebastian Hasenei, così come nemmeno Felix Gottwald ha impresso un forcing impressionante, scusate la ripetizione, ma Hannu Manninen lascia ogni volta senza parole per quello che riesce a fare sugli sci stretti. Kircheisen con le unghie e con i denti a cercare di difendere la leadership, a questo punto male che vada sarà secondo, ma ci sono assolutamente
grandi possibilità di vederlo sul gradino più alto del podio. Entra ora nello stadio, niente da fare, nonostante l'accelerazione Hannu Manninen non è in grado di recuperare su Björn Kierkhaizen, che percorre la parte dello stadio, la curva, si è girato un paio di volte indietro, ma il margine è ampio nonostante sia molto affaticato in questo momento. Björn Kierkhaizen porterà a casa il primo successo stagionale, il tedesco che ha costruito la vittoria con un salto eccellente nell'unico salto di gara disputato nella sprint. Esulta già all'inizio del rettilineo d'arrivo, ecco qui il trionfante arrivo di Björn Kierkhaizen, che vince per la prima volta in stagione a Zakopane, località che ricorderà con piacere. Al secondo posto Hannu Manninen, che ha rallentato leggermente, non ha più lo stesso ritmo di prima, resosi conto di non poter più competere per la vittoria. Magnus Mohan sembra, eccolo qui Magnus Mohan per il terzo posto, assieme a lui Mario Stecher, ha provato a reggere fino alla fine, ma niente da fare, rimonta Chapuis su Koivuranta e lo brucia nel finale. Settimo l'atleta partito col pettorale numero 7, David Greiner, via via gli altri, ora Peter Tande, dietro anche Michael Gruber che ha retto bene con il 17, Ronny Ackermann con il 14, Tino Edelman, poi Espen Rian che ha ceduto parecchio nel finale, Rian era partito terzo, conclude dodicesimo, arriva anche Michael Gruber, ha tenuto invece molto bene Christoph Wieler, nono era partito e nono è arrivato, complimenti all'austriaco che ha reagito al meglio dopo la batosta della prima gara. Qui 26 e 22, con il 22 Ronny Herr, con il 26 Sebastian Hasenay. Herr riesce a concludere davanti ad Hasenay, Gottwald è arrivato poco prima, quindicesimo, ed ora man mano vedremo il succedersi degli altri atleti. Hannu Manninen passato da poco al comando della classifica, ricordiamo 605 punti per lui, ne aggiunge altri 80 e va a 685, incrementa il vantaggio su Magnus Mohan. Mohan ha chiuso alle spalle del finlandese, altri 20 punti in più. Christoph Wieler, terzo in classifica, è giunto nono, raccatta comunque qualche punto dopo il passaggio a vuoto. Il primo passaggio a vuoto per Wieler nella stagione, escluso dai migliori 30, non era mai successo. Via via sono arrivati tutti gli altri, anche da Ito Takahashi, la Hurt, il campione olimpico Georg Etti conclude 28esimo, ancora una volta in colore, sembra pagare l'ottima stagione olimpica. 35-36, Rieder e Urschler a giocarsi un podio che però non porta punti in Coppa. Mancano ormai pochi atleti alla conclusione della gara, rafforza la fresca leadership di Coppa Hannu Manninen, tornerà alle gare dopo i campionati mondiali in casa a Lahti il 9-10 marzo con il pettorale giallo. Hannu Manninen, le gare dei campionati mondiali non vengono conteggiate ai fini della Coppa del Mondo. Qui continuano a succedersi gli arrivi, arriva anche Marco Pichlmeier, dopo 3 minuti ci sarà ancora un po' da attendere per i ragazzi del gruppo nazionale polacco che probabilmente chiuderanno classifica. Qui Dejan Plevnik malissimo nel salto rispetto alle sue possibilità e nel fondo non può far altro che cercare di arrivare al traguardo. L'ultimo al via era Max Thompson, il canadese, con il pettorale numero 45, per lui solo 97 metri nella prova di salto, 3 minuti e 25 di ritardo in partenza. Arriva l'ucraino Volodymyr. Qui telecamere di nuovo sulla foglia d'acero di Max Thompson, canadese, l'unico canadese in grado di partecipare alle gare di Coppa del Mondo. Canadesi che stanno investendo molto per le Olimpiadi di Vancouver, dovranno cercare di far crescere un gruppo, ma
non si inventano le cose dal nulla, quindi ci vorrà del tempo. Probabilmente vedremo più di un canadese all'approssimarsi dell'appuntamento olimpico, stagioni 2008-2009, 2009-2010. Arriva Max Thompson, arriva anche Dejan Plevnik, ieri oltre 7 minuti di ritardo da Hannu Manninen per Dejan Plevnik. Vengono compensati i tempi al traguardo, si è partiti con il sistema Wave Start, ossia con un tempo fisso per tutti gli ultimi atleti partiti, e viene poi compensata la differenza rispetto al punto di partenza. Questo è il motivo per cui Max Thompson, partito in realtà assieme a Dejan Plevnik, ma arrivato prima, figura dietro, così come per il caso del polacco Cistar. Thompson era il più arretrato, 3 minuti e 25 come detto in partenza, mentre Plevnik è partito con 1 minuto e 26. Broda, polacco, un ritardo di 6 minuti e 27, siamo vicini ai ritardi di ieri dell'unico così attardato Dejan Plevnik. Ora arriva anche Zaricchi. Partito con il pettorale 40. E questa è la classifica finale, primo successo per Bjørn Kjærkaasen davanti a Hannu Manninen, Magnus Moan, e tra i primi sei anche Stecher, Chapuis e Koivuranta. Ha retto alla grande Biller, ha rimontato bene Ronny Ackermann, ha ceduto dal terzo al dodicesimo posto invece Espen Rian. Si è difeso anche Mattias Menz, che è stato molto brillante nel salto. Solo quindicesimo Gottwald e solo diciassettesimo Hasenei. Via via gli altri, Kobayashi 21esimo, Takashi 24esimo, Laert è scivolato fino al 26esimo posto dopo il quarto a pari merito nel fondo, ma non ci si poteva aspettare molto da lui. Rieder e Ursler fuori dalla zona punti. Jaakko Tallus non ha concluso la gara, problemi